Troviamo al liceo scientifico dove ASET, in collaborazione con Alma Juventus Fano e con il Torelli, hanno organizzato un incontro sport e salute sui rischi e le conseguenze sull'uso e le dipendenze da droghe, farmaci e prodotti dopanti. Gli esperti presenti nel mondo medico, farmaceutico e scientifico affrontano temi importanti per trasmettere ai ragazzi la consapevolezza dei danni di queste sostanze sul proprio corpo, come anche dei danni provocati dal fumo. Al centro dell'incontro dunque prevenzione e informazione attraverso tanti argomenti inerenti come l'abuso di prodotti e farmaci nello sport e i rischi sull'uso di sostanze contraffatte e non controllate. Durante l'incontro testimonianze reali dal mondo sportivo. Quanto la tecnologia attraverso i social media e gli acquisti online ha influito ad aumentare gli abusi di sostanze nei giovani? Ma guardi, noi le percentuali non ce le abbiamo, però penso che questo sia il vero vulnus della situazione, cioè qui noi oggi parliamo di due cose, l'eterna debolezza dell'uomo quando ha degli obiettivi da raggiungere, che cerca sempre in qualche modo di portare avanti il percorso più breve, più indolore e quant'altro, e dall'altra parte abbiamo questa grossa opportunità o diciamo così sfortuna, che è quella dell'e-commerce, perché con l'e-commerce è come se dai un lanciafiamme a qualcuno che si deve accendere la sigaretta, magari se lo sa usare alla fine si accende pure la sigaretta, però di danni che fa sono incalcolabili, perché specialmente quando si tratta di prodotti che hanno a che fare col nostro corpo, quindi integratori, pseudomedicine e quant'altro, il fatto che sia caduto questo diciamo così filtro che è dato dalla persona, quindi dall'incaricato, dal professionista e da colui che deve usufruire di questi prodotti, penso che sia deleterio, e a maggior ragione anche perché ci sono tutta una serie di contraffazioni, tutta una serie di modalità, di prodotti che, se non si conoscono bene le modalità, se non si conoscono le caratteristiche, se non si capisce che ognuno di noi è diverso dall'altro, perché ognuno di noi può soffrire anche di patologie che magari di cui non ne ha conoscenza al momento, quindi certi prodotti che possono non far male a qualcuno sicuramente possono far male ad altri, quindi penso che oggi sia molto importante per i giovani, ma soprattutto per tutti, perché ci si deve rendere conto che la cosa più importante negli acquisti, nei rapporti, è sempre il fattore umano, cioè colui che da dietro il bancone ti dà un consiglio, ti dice ma forse questo, ma perché lo prendi, tutte quelle domande che alcune volte ci fanno, che sembrano delle ingerenze, molte volte invece secondo me sono una vera e propria ancora di salvezza. ASET sempre presente anche con i giovani, una giornata d'esempio. Sì, noi in particolar modo con il liceo scientifico portiamo avanti l'alternanza scuola-lavoro per quanto riguarda le farmacie, quindi ci sono questi ragazzi che vanno a fare gli apprendisti farmacisti praticamente in alcune giornate durante l'anno, ed è un progetto che sta andando avanti ormai da parecchi anni. Poi adesso abbiamo portato avanti con il Circo Didattico 3 praticamente un nuovo corso per quanto riguarda le analisi delle acque e quant'altro, con degli sbocchi che secondo me possono essere anche importanti da un punto di vista lavorativo, quindi riteniamo che quello sia il futuro. Vorremmo far capire che una società come la nostra può originare tante scelte anche dal punto di vista professionale e lavorativo che possono ricadere direttamente in azienda o in altre aziende limitrofe, o comunque professionalità che molte volte non sono diciamo così pubblicizzate come tante altre. Quello che mi preme, prima di fare qualche esempio personale, dire che per raggiungere gli obiettivi di qualsiasi sportivo o non, perché poi sono obiettivi anche di vita, occorre tempo, occorre lavoro,
La società di oggi è estremamente centrata sul culto dell'immagine e dell'apparire. Come rientrare nei giusti valori di meno estetica e più etica? Sì, negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento dei social, questo viene accentuato ancora di più. Il consiglio che mi sento di dare soprattutto ai miei figli e ai ragazzi che soffrono di questa pressione che danno i social è che se uno sta bene con se stesso non deve andare dietro a certi stereotipi per forza, ma essere se stessi è la cosa più giusta che uno possa fare. Quanto portare le testimonianze del mondo sportivo può aiutare questi ragazzi a seguire una linea più corretta? Sicuramente è un bel volano per fargli capire che nella società di oggi, dove il tutto subito è praticamente in ogni angolo della strada, è da prendere con le molle, cioè arrivare all'obiettivo sia sportivo che lavorativo che di vita richiede tempo, sacrificio e il giusto impegno. E non esiste una cosa che dall'oggi al domani diviene fattibile o diviene reale, perché vorrebbe dire che ci sono delle scorciatoie e si è preso qualcosa che non si dovrebbe prendere. E quello che mi sento di dire è che per arrivare all'obiettivo bisogna avere valori, avere sacrificio e fare grandissimi, grandissimi sacrifici. Sarebbe importante inserire lezioni obbligatorie per educare i ragazzi a non utilizzare sostanze e farmaci sbagliati. Beh, sarebbe molto utile, direi oggi indispensabile, perché le occasioni e le tentazioni che vengono da molte realtà sono molteplici, sono continue, cattivi esempi vengono veicolati quotidianamente dai media che oggi in particolare sono rappresentati da internet. E quindi, così come i ragazzi sono bombardati appunto da segnali che li vanno fuorviando e li portano verso delle strade sbagliate, è altrettanto importante riuscire a controbilanciare tutti questi stimoli negativi, e qui la scuola ha un compito fondamentale, perché molti degli argomenti che vanno compresi per evitare tutte queste lusinghe e queste deviazioni sono degli argomenti complessi che non possono che essere affrontati con competenza a scuola. L'importanza di una giornata come questa, quanto può essere efficace per i ragazzi? Una giornata come questa è efficace perché li porta di fronte a un problema. Si trovano a confrontarsi con questo problema in un ambiente comunque che gli è confortevole. E poi la cosa probabilmente più importante è che si apre una cassa di risonanza. Appena finita questa lezione, io credo che alcuni di questi studenti, non tutti, continueranno a parlare tra di loro, racconteranno a casa quello che gli è stato detto, e se anche il 10% dei ragazzi che sono qui presenti, che sono tanti, sono gioiosi, si comporterà in questa maniera, penso che già questo sarà un successo. Come vede il futuro di questa generazione? Il futuro di questa generazione la vedo molto più comoda e vuota di quella che abbiamo avuto noi, per un motivo molto semplice: fra 20 anni gli italiani saranno 30-35 milioni e non più 60 come siamo abituati. Si apre un mondo, si aprono delle prospettive per noi ignote. Quelli della mia generazione, i baby boomer, erano abituati a vivere in mezzo a migliaia e migliaia e migliaia di coetanei. Oggi l'Italia non è più così, è un paese in declino e bisogna assolutamente invece lavorare sulla natalità e dare fiducia ai giovani. I giovani si rendono conto dei pericoli dell'utilizzo improprio di sostanze pericolose e li usano comunque? Beh, io me lo auguro che se ne rendano conto. Probabilmente non c'è una vera consapevolezza dei rischi che si corrono nell'utilizzare le sostanze. Le sostanze, qualunque esse siano, hanno comunque degli effetti nel nostro corpo, vanno a modulare i nostri sistemi ormonali, i nostri sistemi di correzione, di riparazione, il nostro sistema immunitario. Quindi quando noi introduciamo qualsiasi sostanza, inevitabilmente provochiamo
provochiamo una reazione e molto spesso di questo non ne siamo consapevoli. Quindi è assolutamente importante organizzare momenti come questo in modo che soprattutto i giovani che hanno davanti una vita, mi auguro, di piena salute, possano capire quale sia la corretta strada da percorrere per evitare di trovarsi poi nel corso degli anni in quello che io vedo accadere tutti i giorni, cioè quelle situazioni di cronicità, di patologie cronico-degenerative, come sono per esempio, prime fra tutti, il cancro, le neoplasie, ma anche tutte le altre patologie degenerative, il diabete, le malattie autoimmunitarie, le patologie neurologiche. Quindi è sempre più importante ricordare a questi ragazzi che quando si assume qualunque tipo di integratore è necessario che vi sia una condivisione con un professionista, prima fra tutti il proprio medico di famiglia, ma comunque una persona che ha una competenza adeguata per questo. In che modo aumentare la consapevolezza nei giovani? Direi assolutamente di stare vicino a questi ragazzi, sia a partire dalla famiglia che poi nelle scuole, che poi in tutti gli ambiti. E parlare, stare vicino a questi ragazzi che non siano soli nelle loro scelte, nelle loro decisioni, non minimizzare questo tipo di approccio e soprattutto fargli capire che non esiste il farmaco, non esiste l'integratore magico che è in grado di portare a delle prestazioni superlative. La perfezione, la correttezza, i buoni risultati devono venire assolutamente da noi stessi. Abbiamo sentito stamattina parlare dei giovani sportivi, calciatori del Fano Calcio, che ci hanno fatto ben capire come sia importante con fatica, con costanza, con serietà trovare la buona prestazione sportiva, ma non solamente sportiva, ricercandola all'interno di noi, progressivamente ma con pazienza. Collaborazione tra ASET e le farmacie comunali, in che modo? Il liceo e anche tutte le scuole della città hanno convenzioni con ASET e in particolare ASET accoglie presso le proprie farmacie comunali annualmente i ragazzi del quarto anno del liceo scientifico Torelli per l'alternanza scuola-lavoro e il processo formativo che oggi si conclude con questa iniziativa. Dopo anni di purtroppo blocco a causa Covid, oggi c'è la possibilità direttamente di far incontrare i nostri professionisti, i nostri direttori, ma anche professori e medici con i ragazzi per chiarire tutti gli aspetti utili alla consapevolezza dell'uso del farmaco e per l'utilizzo consapevole anche nei momenti più complicati che dovranno affrontare. Quindi i prodotti vanno ricercati nei giusti canali, ma anche sotto le giuste prescrizioni e controlli medici e sanitari. Ritengo indispensabile investire sulla prevenzione. Ringrazio ASET e tutti i relatori intervenuti oggi per l'opportunità che hanno deciso di offrirmi, portando le loro competenze al servizio di profonde riflessioni. Se dopo questo incontro anche soltanto uno di voi si terrà lontano o si allontanerà da una di queste sostanze, allora per me sarà la giornata scolastica più formativa e significativa dell'anno. Siamo in una società in cui prevale l'immagine. E secondo te qual è il modo migliore per recuperare i vecchi valori, quindi più etica, meno estetica? Sì, sicuramente la nostra società è molto influenzata dai social, come per esempio può essere Instagram o lo stesso TikTok. Purtroppo non possiamo farci molto perché è una società in cui ci è stato imposto, non ci è stato proposto. Siamo cresciuti con convivere con i social. Certamente può essere utile il continuo distaccamento da questi social, nel senso diminuire l'utilizzo di essi, però non voglio assolutamente proporre una realtà utopistica. È impossibile per un ragazzo della nostra età staccarsi completamente dai social, allora secondo me la cosa migliore da fare è riuscire a conviverci, nel senso che certo in parte ovviamente ci influenza, ma comunque è importante non perdere quello che siamo noi e la nostra interiorità. Quindi sì ai social, sì è vero che influenzano, però ovviamente ogni ragazzo si deve impegnare a non perdere quello che è.
avere anche la consapevolezza di quello che si sta guardando e guardandolo in un certo modo e utilizzarlo con una coscienza personale. Certamente avere un occhio di riguardo a cosa si fa e cosa si guarda e restare sempre un attimo al di fuori di quello che si sta guardando senza immedesimarsi troppo in ciò che si sta guardando, ma comunque avere un occhio maturo e comprendere la situazione di fronte appunto che la persona ha di fronte al social.